un problema sulla riflessione totale. Questo è il periscopio di un sommergibile che sta sott'acqua e per guardare fuori fa uscire appunto fuori dall'acqua il periscopio e all'interno del periscopio ci sono questi due prismi di vetro, due prismi trasparenti a forma di triangolo rettangolo isoscele, cioè mezzo quadrato. Sapendo che la luce che vi passa attraverso subisce riflessione totale, infatti questo è un raggio di luce, subisce riflessione totale su questa parete, come se il prisma fosse uno specchio e poi subisce di nuovo riflessione totale su quest'altra parete obliqua. Allora puoi dedurre che l'indice di rifrazione del vetro, il materiale del prisma, vale sicuramente di più o di meno di un certo valore. Qual è questo valore? Provate a svolgerlo da soli e poi guardate lo svolgimento alla fine. Questo è lo svolgimento e consideriamo anche soltanto il prisma in alto, tanto la stessa cosa avviene nel prisma in basso. Il raggio di luce incide dall'aria al vetro perpendicolarmente alla superficie quando entra, quindi all'ingresso non viene deviato. Possiamo perciò immaginare che il raggio provenga direttamente dall'interno del vetro. A noi interessa quello che succede, non quando entra qui, ma quando il raggio giunge in questo punto di incidenza. Quindi poniamo il mezzo 1, il vetro, e il mezzo 2 l'aria. 1 è il vetro, 2 è l'aria, quindi conosciamo l'indice di rifrazione dell'aria che vale 1. Questa è una situazione di riflessione totale, come infatti era scritto nel testo, questo perché il raggio si riflette interamente e continua a correre all'interno del vetro. Non c'è un raggio rifratto che esce fuori. Se ci fosse il raggio rifratto, dovrebbe uscire in questa maniera, con un angolo di rifrazione, più grande dell'angolo di incidenza che è di 45 gradi. Se non c'è il raggio rifratto, vuol dire che, 45 gradi è almeno l'angolo limite. Cioè, poniamoci nel caso particolare che l'angolo limite sia proprio di 45 gradi. Allora noi avremmo che il raggio rifratto è il raggio evanescente che esce con un angolo di 90 gradi rispetto alla normale alla superficie nel punto di incidenza, che è questa linea tratteggiata. Con la legge di Snell possiamo calcolare l'indice di rifrazione del vetro, che infatti era la nostra incognita, calcolare l'indice di rifrazione del vetro, immaginando che l'angolo limite sia proprio 45 gradi. Quindi nella legge di Snell noi conosciamo seno di 90 gradi, in quanto l'angolo di rifrazione è 90 gradi, che fa 1. Conosciamo anche l'indice di rifrazione dell'aria, che è 1, e perciò possiamo calcolare immediatamente l'indice di rifrazione del vetro, semplicemente facendo la formula inversa, quindi 1 diviso il seno di 45 gradi, che fa 1,41. Quindi questo vetro dovrebbe avere l'indice di rifrazione almeno di 1,41. Dico almeno perché se l'indice di rifrazione fosse maggiore, per esempio 1,50, 1,60, 1,70, allora la rifrazione avverrebbe con un angolo ancora maggiore e quindi se già non c'è rifrazione con 1,41 di indice di rifrazione, tanto meno rifrazione ci sarà con un indice di rifrazione maggiore, che comporterebbe appunto, come ripeto, un angolo di rifrazione ancora maggiore. In altre parole, più è grande l'indice di rifrazione, per esempio 1,50, 1,60, 1,70, e più il raggio rifratto tende ad allargarsi. Quindi se già si allargava a 90 gradi con questo valore di indice di rifrazione, con un valore maggiore di indice di rifrazione il raggio si allargherà ancora di più della normale e quindi non avremo sicuramente rifrazione neanche in quel caso. Invece con un valore minore di 1,41, per esempio 1,30, allora invece avremmo la rifrazione e non si tratterebbe più di un caso di riflessione totale. La situazione sarebbe questa, dove il raggio incidente si riflette, ma in parte passa anche dal vetro all'aria. Quindi si avrebbe anche il raggio rifratto e questo lo possiamo dimostrare in due modi. Il primo è più semplice. È quello di calcolare proprio l'angolo di rifrazione, utilizzando sempre la legge di Snell e facendo riferimento sempre al primo prisma. Abbiamo un angolo di incidenza di 45 gradi, quindi seno di 45 gradi. Abbiamo sempre un indice di rifrazione dell'aria pari a 1 e un indice di rifrazione del vetro che abbiamo ipotizzato 1,30, minore di 1,41.
La nostra incognita è l'angolo di rifrazione, quindi con la formula inversa troviamo prima il seno dell'angolo di rifrazione moltiplicando n1 per sen i, quindi moltiplicando 1,30 per seno di 45 gradi e fa circa 0,92. Ma questo è sen r, perciò facciamo la formula inversa, r è l'arcoseno, cioè il seno alla meno 1 di questo circa 0,92, e il risultato è 67 gradi, è un angolo minore di 90 gradi, vuol dire che c'è rifrazione. La rifrazione avviene a questo angolo qui, che è un angolo di 67 gradi. Quindi con questi calcoli abbiamo dimostrato che se l'indice di rifrazione è minore di 1,41, per esempio è 1,30, allora la rifrazione può avvenire, c'è rifrazione, perché abbiamo trovato l'angolo di rifrazione 67 gradi che è minore di 90 gradi. L'altra maniera per dimostrare che c'è rifrazione è di calcolare l'angolo limite e far vedere che l'angolo limite è maggiore di 45 gradi, così che questo raggio sta incidendo con un angolo di 45 gradi che è minore dell'angolo limite. E sappiamo che se l'angolo di incidenza è minore dell'angolo limite, la rifrazione c'è. Vedremo infatti adesso, tra poco, che l'angolo limite, sempre con immaginando un indice di rifrazione del vetro di 1,30, l'angolo limite vale 50 gradi, quindi è maggiore di 45 gradi. Per dimostrarlo partiamo di nuovo dalla legge di Snell, immaginiamo il caso di riflessione totale, quindi la figura adatta non è più questa, ma è questa di prima, che mostra il raggio evanescente uscire a 90 gradi, però l'angolo limite è la nostra incognita, non è più 45 gradi, ma ci calcoliamo l'angolo limite con la formula inversa. Dal momento che n2 e anche il seno di 90 gradi fanno 1, basterà calcolare il seno dell'angolo limite uguale il reciproco di n1, quindi 1 diviso n1, 1,30, e con la formula inversa l'arcoseno o seno alla meno 1 di 1 diviso 1,30 troviamo appunto 50 gradi. Quindi che cosa significa che abbiamo trovato l'angolo limite di 50 gradi? Significa che stiamo incidendo con un angolo di 45 gradi che è minore dell'angolo limite e perciò la rifrazione c'è, e questo è il raggio rifratto, che abbiamo detto avviene ad un angolo di 67 gradi. Infine, se vogliamo rimettere anche il secondo prisma, succede la stessa identica cosa: il raggio di luce entra perpendicolarmente alla superficie del vetro e quindi non subisce deviazione, dopodiché subisce riflessione verso l'interno del vetro e una parte però del raggio incidente passa in aria e subisce in questo modo di nuovo una deviazione, una rifrazione ad un angolo di 67 gradi. Perciò in conclusione che cosa abbiamo dimostrato? Che per avere la riflessione totale l'indice di rifrazione del vetro deve essere almeno 1,41. Se infatti è maggiore di 1,41, sicuramente il raggio rifratto non c'è. Se invece l'indice di rifrazione è minore di 1,41, per esempio 1,30, abbiamo un raggio rifratto sia in uscita in aria dal primo prisma sia in uscita in aria dal secondo prisma, in quanto l'angolo di incidenza di 45 gradi adesso è minore dell'angolo limite, che è di 50 gradi. Nel caso in cui, per esempio, l'indice di rifrazione di questo vetro, di questo materiale trasparente, fosse 1,30. Naturalmente, quando si costruisce un periscopio, non si vuole che una parte della luce incidente nel periscopio poi venga dispersa in aria. Quindi si vuole evitare che una parte di questo raggio incidente devi in aria, esca in aria, e la stessa cosa che una parte di quest'altro raggio incidente devi da quest'altra parte in aria. Per evitare questo basta costruire dei prismi con un vetro di indice di rifrazione maggiore di 1,41. Sappiamo che i vetri hanno indici di rifrazione generalmente compresi tra 1,5 e 1,9 e quindi qualsiasi vetro alla fine va bene per garantire la riflessione totale.